Ciao a tutte, bentrovate. Quanto è difficile parlare di profumi. Oggi ci provo raccontandovi i miei profumi per l'estate preferiti. Questo video è anche un'occasione per imparare a conoscerci meglio, quindi è un video tag aperto a tutti, ma a me piace in particolar modo taggare Luciana del canale Kailu Aloha, che ovviamente vi inserirò qui nell'info box il rimando diretto al canale della bellissima e simpaticissima Luciana, con cui ho scoperto tantissime affinità. È un'amicizia nata appunto su YouTube, il magico mondo di YouTube, che, come vi dicevo, è condivisione, è questo il fine che mi piace di più di questo potente mezzo, quello di condividere passioni con persone a noi affini e di poter continuare a coltivare questi interessi anche se siamo lontane, però ci sentiamo anche su Instagram. È una persona che mi sta arricchendo e quindi io taggo principalmente lei, senza nulla togliere alle altre carissime che mi seguono, Nadia Martina Beauty, Chiele Beauty, Tamara Mondodonna, Melania del canale Melly Made in Sud, Monica, lo stile di Coquette, tutte le persone, tutte voi che avrete piacere di parlarmi dei vostri profumi, insomma, di prendere questo video come questo video tag come così un'occasione per girare un altro video. Mi farà molto piacere venire a vedere i video nei vostri canali. Allora, io parto. Prima di iniziare a parlare dei profumi, di cui io non sono un'esperta, ma solo una conoscitrice in quanto consumatrice diretta, tendo a precisare che è un campo molto particolare, un campo che necessita di studi particolari. Noi abbiamo la fortuna come studio di collaborare con uno dei più grandi nasi profumieri e quindi so per esperienza più o meno diretta quello che sta alla base di un percorso che porta alla creazione di un profumo. Questo non è un video sponsorizzato, giuro, ma anzi è un elogio a chi intraprende questo mestiere. Lo avevamo già detto in passato, il profumo è un viaggio nella soggettività personale di ogni individuo. E quindi tutti gli elementi che sono alla base del percorso creativo di un profumo creano un prodotto unico nel suo genere. Possiamo trovare dei prodotti similari, similare non equivale a identico, a unicità, no? C'è sempre quel qualcosa che differenzia il dupe dall'originale. Come vi dicevo, se voi mettete a contrasto e confronto il dupe con l'originale, troverete sempre qualcosa, anche il naso inesperto coglierà quell'essenza, quel quid, quell'elemento che farà divergere i due profumi. Quindi questo non è un discorso, credo, di politica aziendale a voler comunque vendere un prodotto a tot euro perché è venduto in boutique e a tot euro perché è uguale a meno. C'è la differenza, c'è, e quindi sta anche all'umiltà di saper i propri limiti, conoscere i propri limiti e quindi di non cogliere quel quid che vi garantisco c'è, la pozione segreta, l'ingrediente segreto che gli dà quel tocco in più, vi garantisco che c'è,
E quindi insomma bisogna approcciarsi a questo mondo in punta di piedi, perché si diventa nasi, profumieri col tempo, con lo studio, sono percorsi lunghi, eccetera eccetera. Per chi ama i libri, il profumo di Susskind è eloquente per quanto riguarda questo tema, quindi vi ho dato anche la perla letteraria. E allora, per me non è estate senza Rem, che è uno dei miei profumi preferiti da anni. Io lo compro e lo ricompro. Questo è l'Eau de Parfum, a differenza di questa che è Eau de Toilette. Ho tenuto la scatola perché l'ho presa poco fa e come vedete è Eau de Toilette. Anche qui c'è una netta differenza di quantità di elementi presenti nell'Eau de Parfum e nell'Eau de Toilette, e in effetti, avendo comprato io l'Eau de Toilette quest'anno, vabbè, sento una notevole differenza con l'Eau de Parfum, che è molto più persistente, che ha questa predominanza di toni marini, è veramente il mare in una boccetta. Rem, lo saprete, è l'anagramma di mer, che in francese vuol dire mare, e quindi tutto quello che per voi rappresenta l'estate, il mare, la libertà che si ha appena si arriva, la sensazione di libertà che vi pervade nel momento in cui arriviamo di fronte alla distesa marina, sono veramente racchiuse in queste note. La presenza di un forte sentore iodato, marino, salino, contraddistingue molto questo profumo. E no, questa è l'Eau de Toilette e trovo che non sia così durevole e persistente come invece l'Eau de Parfum. Io colleziono le boccette anche quando le ho finite, e vi dirò di più che spesso, togliendo il tappo, lascio la confezione nei miei cassetti, cassetti dove ripongo la biancheria intima e quant'altro, perché ritrovo il profumo, gli indumenti che poi indosso. Come vedete, sono anch'io, sono come San Tommaso, io ho comprato il dupe, il cosiddetto dupe di Rem, l'erbolario, il fiore dell'onda, e no, vi posso dire che non è assolutamente il solito. Vi avevo già parlato del mio amore per la Panthère, che è però un profumo che tendenzialmente uso di inverno. D'estate, questa è a riprova del fatto che io ricompro i profumi, li vivo, cioè per me ogni profumo è ciclico. In questo la Panthère Légère, l'Eau de Parfum, è sicuramente un altro dei miei preferiti. Sono sicuramente dei profumi importanti, sia per quanto riguarda la Panthère in versione, diciamo così, invernale, sia per quanto riguarda l'Eau Légère. È comunque un profumo incisivo che avanza come una pantera, perché ha predominanti i profumi del muschio, proprio di questa pantera che avanza in questa foresta, ma viene addolcita dalla presenza del tiare e del monoi, che lo rende molto piacevole e delicato, anche di gelsomino, e quindi è una fusione perfetta, come tutti i felini che sono
così duali, hanno questa anima cacciatrice, ma nello stesso tempo dolce e sfaccettata. E sicuramente l'eau de parfum di Cartier, la Panthère o Légère. Sono ripetitiva nei profumi. Un altro profumo per l'estate è Chloé. Peccato per il pack, perché questo avrà 2 o 3 anni massimo, ma si è annerito. Questo è l'altro, lo riconoscete, il fiocchettino con questo. Dicevo, peccato per l'inserto simile argento, che è proprio simile argento perché si annerisce nel corso del tempo, questo fularino così che va a strozzare il collo della bottiglia. È un profumo femminile, delicato, è predominante la rosa, quindi è un profumo floreale che nel momento in cui finisce si asciuga, ha un sentore, è il secco dell'ambra, del sandalo, e per me è ottimo. È uno dei miei profumi a rotazione, che come vedete compro e ricompro nell'arco degli anni, e un profumo che vagamente lo ricorda senza questa nota predominante della rosa è l'acqua di Bulgari. E poi questo profumo di Bulgari, la Omnia Paraiba, un profumo fruttato, un inno al Brasile, alla foresta tropicale brasiliana, e in particolare a questa pietra, la Tourmaline Paraiba, che è una delle pietre più importanti in assoluto, quasi quanto il diamante. Viene chiamata la diva perfetta tra le pietre, che ha notevoli poteri. Mi sembra di ricordare addirittura che protegga le corde vocali, insomma, ha delle particolari proprietà. Viene utilizzata come talismano. Ha questa nota iniziale fruttata, è un profumo gourmand, ha questi profumi di maracuja, di questi frutti polposi che ricordano l'estate, ma anche di frizzante che sprizza energia. È piacevolissimo come profumo e mi piace. È estivo, giocoso, divertente, ricorda i colori della foresta amazzonica e del Brasile, ecco, porta l'estate dentro. Quindi questa è la mia descrizione, il mio tentativo di descrizione dei profumi. Sono curiosa di sentire i vostri profumi preferiti e di andare poi in profumeria a sniffare, ad annusare tutti i sentori da voi descritti. Io vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, taggo tutte quante. Luciana, a te la palla e stupiscimi. Ciao, alla prossima.